lo sapevi che il sushi in realtà non è originario del Giappone? I primi ad associare pesce e riso furono infatti i cinesi. A partire dal 100 d.C. in Cina si conservava il pesce alternandolo a strati di riso fermentato, dopo averlo eviscerato e salato, in modo tale che l'amido fermentato ne impedisse la decomposizione. Il pesce poteva così essere consumato anche mesi dopo la pesca. E il riso scartato. Non a caso la parola sushi non significa pesce o pesce crudo o pesce volante, ma acido, aspro. Pesce volante. Non so, mi piaceva.